30 aprile, invito tutti a partecipare alla 27esima edizione di Modena di Borsa con l'Accademia, ma vista la finalità benefica direi di Borsa con l'Accademia Militare per Modena, per aiutare una realtà importante che sta per nascere a Modena. Anche il Livorno viene? Avremo anche per questa finalità il contributo della Marina, che verranno anche 100 cadetti dell'Accademia Navale di Livorno e 50 militari dalla Cecchignola. Quindi aspetto anche i modenesi numerosi, non solo i militari numerosi. Ma bisogna correre lungo, no? Sono due percorsi, chi vuole correre, avere un percorso lungo lo può fare per 10 km, chi invece vuole fare una passeggiata, 4 km. Chi non vuole correre ma vuole dare il suo contributo può iscriversi, pagare questi 2 euro, aiutare questa fondazione che sta per costruire qualcosa di importante per Modena e poi passeggiare per la città. È un appuntamento che vi lega tutto il nel cuore della città. Assolutamente sì, nella prima edizione io correvo da giovane tenente, adesso da generale di divisione invito a tutti i cittadini di Modena a correre di nuovo con me. Ovviamente anche insieme alla città, i cadetti con chi vuole correre insieme alla città. Assolutamente sì, noi siamo nel cuore di Modena, viviamo a Modena, l'Accademia. Palazzo Ducale ospita da 160 anni l'Accademia Militare. Il tricolore è con noi, quindi nella città che ha contribuito a dare il tricolore all'Italia è importante correre anche quest'anno vestendo i colori del tricolore. Bene. Certo, magari faccio il percorso quello breve perché devo dare la partenza, devo aspettare quelli all'arrivo, non è che possa essere il primo. Allora questo momento particolare ancora una volta, Luppi. È una tappa importante del nostro progetto che stiamo portando avanti perché siamo onorati che l'Accademia, un'istituzione così importante per Modena, sostenga il nostro progetto Hospice, che è il progetto della comunità di Modena, che sostiene questo progetto fin dalla sua nascita nel 2018, poi ovviamente sono stati tutti i vari passaggi di attività di progettazione su Villa Montecorvo e essere qui adesso e poter dire che su tutte le condizioni per l'appalto dei lavori da parte dell'USR e per iniziare i lavori nelle prossime settimane sulla limonaia della villa dove hanno fatto un'aula, un ufficio, un'aula per la formazione, è quasi una cosa, un miracolo se pensiamo che si tratta di una villa che aveva i vincoli della sovrintendenza, se pensiamo ai ritardi delle complicazioni legate al Covid, se pensiamo all'aumento dei costi di realizzazione del progetto. Credo che sia stata importante la collaborazione, l'aiuto che abbiamo avuto dal Comune di Modena e dall'USL. Noi tiriamo avanti, ma se non avessimo situazioni di fianco, ovviamente questo non si potrebbe realizzare. È un progetto molto importante, percepito come importante per tutti i modenesi, perché dà la possibilità di accogliere delle cure palliative, pazienti con malattie in cui notoriamente si dice non c'è niente da fare, ma parliamo di persone che comunque hanno sofferenza, di famiglie che hanno malati sofferenti, ma non per tre giorni, per settimane o mesi, quindi dare dignità e valore alla vita di questi pazienti è importantissimo, perché altrimenti il paziente può essere, non sempre può essere seguito a un domicilio, famiglie sempre più visitate, sempre più limitate, e questa struttura che deve avere la possibilità di accogliere, assomigliare più, diciamo sempre, alla casa propria, non all'ospedale, un ospedale che è apprezzato e che ha
ha il compito di curare le malattie, ma alleviare la sofferenza di pazienti con malattie non più curabili, è una struttura poco tecnologica, ma con tanta umanità dentro, con volontà di un personale adeguatamente formato per assistere a questa persona. Saluto e ringrazio per l'ospitalità il generale di divisione Davide Scalabrin, comandante della Guardia Militare, il vice sindaco del Comune di Modena, dottor Giampietro Cavazza, il dottor Stefano Bonini, in rappresentanza di Biberbanca, main sponsor dell'evento, e il dottor Gabriele Luppi, presidente della Fondazione Hospice Modena. Partiamo subito dando la parola al generale comandante. Mi aggiungo ai saluti del mio collaboratore, grazie di essere qui oggi. Quest'anno abbiamo fatto in modo tale che nessuno abbia dei dubbi su dove siamo e chi ospitiamo all'interno di questo palazzo, che da 160 anni ospita l'Accademia Militare. Modena è nel nostro DNA ed è per questo che 27 anni fa, qualche anno in più, visto l'intervenzione del Covid, si è deciso di condividere un evento con la città di Modena, e questo è Modena di corsa con l'Accademia. Quindi noi siamo felicissimi anche quest'anno di fare questa attività insieme ai cittadini di Modena, avendo il supporto e il contributo di tante realtà modenesi. Quest'anno abbiamo individuato come ente benefico a cui raggiungere l'aiuto economico che raccogliamo con le istituzioni nella Fondazione Hospice Modena, che vedo in questi mesi è supportata da tanti soggetti modenesi. Quindi direi ancora una volta, invece di chiamare questo evento come Modena di corsa con l'Accademia, potremmo dire che noi siamo di corsa con l'Accademia per Modena e per una realtà importante del futuro di Modena. Cercando di far venire, coinvolgere più persone possibili in questa corsa e in questo aiuto alla Fondazione, abbiamo cercato di reclutare anche da altre realtà. Quindi, oltre ad avere tutti i cadetti che frequentano l'Accademia di Modena, avremo anche un centinaio di cadetti dell'Accademia Navale di Livorno, che con grande piacere vengono a correre con noi, perché sanno che questo è un evento benefico. E poi avremo anche una rappresentanza di militari da Roma, dal professore della Cepignola, che anche loro, una volta saputo la finalità di questo evento, hanno subito inteso condividere con noi questa attività insieme per noi. Quindi il mio indirizzo è un indirizzo di ringraziamento per chi ci aiuta nel realizzare questa attività e un invito a partecipare numerosi in maniera tale da condividere, come abbiamo fatto altre 26 volte questa manifestazione, in aiuto e in supporto di una validissima fondazione e iniziativa modenese. Grazie. Bene, grazie generale. Invitiamo il colonnello Billy a intervenire circa le modalità di partecipazione e di iscrizione all'evento. Buongiorno a tutti. Anche quest'anno l'Accademia Militare, con il patrocinio del Comune di Modena e del CONI, il Comitato Regionale di Romagna, in collaborazione con Biberbanca e con il supporto tecnico della Società Sportiva La Fratellanza e il Comitato di Coordinamento delle Attività Produttive della Provincia di Modena, organizza la 27esima edizione di Modena di Corsa con l'Accademia Militare, manifestazione podistica non competitiva a carattere ricreativo ludico motorio, che avrà luogo domenica 30 aprile prossimo con partenza alle 9.30 da Piazza Roma.
La partenza però sarà preceduta da una piccola cerimonia, ma importante, che è quella dell'alza bandiera, dove il reggimento allievi, schierato davanti alla facciata del Palazzo Ducale, procederà a questa cerimonia sulle note dell'inno nazionale suonato dalla banda cittadina. Come abbiamo detto, la partenza è da Piazza Roma alle ore 9.30. L'arrivo per entrambi i percorsi che adesso vedremo sarà sempre su Piazza Roma. Percorsi come la previsione sono due, percorsi 4 km per lei e percorsi di 10 km quello lungo. I due percorsi partono entrambi da Piazza Roma e per un primo tratto percorrono le stesse vie cittadine, quindi Largo San Giorgio, via Farini, via Emilia Centro, Largo Porta Bologna, viale Margine delle Minoranze, viale viale delle Minoranze, piazzale del Sorgimento, viale Vittorio Veneto, fino ad arrivare in Largo Aldo Moro. In Largo Aldo Moro i due percorsi si dividono, uno ricorda del Concentro per correre nuovamente via Emilia Centro, via Caniceto, viale Monte Cosica, via Manifattura Tabacchi. Cade con Desamo, entra sul corso Vittorio Emanuele II, arriva in fondo piazzale Basile Galeo, attraverso il cortile d'onore dell'Accademia e si arriva sul traguardo di Piazza Roma. Quello lungo invece da Largo Aldo Moro gira a sinistra su via Emilia Ovest, via l'Italia, parte Città di Londrina, parte di Ferrari per poi tornare su via Emilia Ovest, via Emilia Centro e di fatto si ricongiunge al percorso di 4 km. Fino a tornare nuovamente in Piazza Roma, anche questo con attraversamento del cortile d'onore dell'Accademia Militare. La partecipazione è aperta a tutti, non ci sono limiti di età, i partecipanti possono procedere di corsa, di passo e anche di nordic walking. Tutti gli iscritti si considerano idonei all'attività sportiva non agonistica, quindi in possesso di certificato medico di tipo A. L'organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a partecipanti, a terzi o a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La quota di iscrizione è di 2 euro, fino a un massimo di 4.000 iscritti e all'atto dell'iscrizione verranno consegnate una maglietta verde, bianco, rossa che dovrà essere indossata il giorno della manifestazione e un braccialetto per eseguire per ritirare fermi la manifestazione un oggetto di ricordo fino all'esaurimento degli stessi. Il ricavato delle iscrizioni andrà interamente devoluto alla Fondazione Hospice Modena. I dettagli del progetto poi ci illustrerà successivamente il dottor Ruffi. Come ci si può iscrivere alla manifestazione? Da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, escluso martedì 25, presso l'ingresso principale dell'Accademia Militare, quindi Piazza Roma 15, dalle 17 alle 19.30, sempre presso l'ingresso principale di Piazza Roma, sabato 29 aprile dalle 9 alle 12 e domenica 30 aprile solamente selezioni individuali, quindi non gruppi scolastici, non polisportivi, non gruppi sportivi a vario titolo, dalle 8 alle 9.30 presso la tenda segreteria della manifestazione che verrà montata a Piazza Roma. Le premiazioni: saranno premiati i gruppi sportivi e le associazioni, gruppi più numerosi, gruppi scolastici con il maggior numero di iscritti, il partecipante più giovane, quello più anziano, la famiglia partecipante più numerosa. Trattandosi di una manifestazione non competitiva, non verrà stilata alcuna classifica individuale. Le classifiche invece relative ai gruppi che verranno premiati verranno esposte a partire dalle ore 9 di domenica 30 aprile presso la suddetta tenda segreteria in Piazza Roma. Il comitato organizzatore comunque si riserva la facoltà a giudizi sindacali di attribuire eventuali ulteriori premi laddove ritenuto opportuno. Saranno poi allestiti nel lungo percorso due punti di ristoro, uno presso il Parco Ferrari in via San Faustino e uno in Piazza Roma nella zona di arrivo. Servizio sanitario sarà assicurato dal Servizio Sanitario dell'Accademia Militare e con la collaborazione del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana. Velocemente andiamo ai ringraziamenti doverosi, Comune innanzitutto per il patrocinio, Viterbanca per il sostegno, la collaborazione tecnica
irrinunciabile della Fratellanza e del Comitato Turistico Modenese, la Prefettura di Modena, Camera di Commercio, Università di Modena e Reggio Emilia, Consiglio Comunale, Polizia di Stato, Questura di Modena, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando della Polizia Municipale di Modena, l'Assessorato allo Sport del Comune di Modena, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Confindustria Emilia e il CONI Emilia Romagna. Un ringraziamento particolare per la collaborazione operativa alla Croce Rossa Italiana Comitato di Modena, all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Modena e all'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Modena. Infine, gli sponsor che hanno contribuito per la realizzazione dell'evento. Quindi parliamo di Argenta, Gruppo Argenta Ristorazione, Gruppo Cremonini Industria Militare, Torni Impianti Tecnologici, Gavioli Sistemi Operativi per Uffici, Pelletteria Beltrami Emore, Falegna Media Maletti, Pelloni Commercio Prodotti e Servizio, Lugo Sport Abbigliamento Sportivo, Cremonini Pasticceria, Ecomine Alternative Ecologiche, Asi Equipaggiamenti Prodotti e Servizi del Settore Civile e Militare, Daga Serra Menti e Antonio Arcaro, foto e video. In occasione anche di questa edizione è stata realizzata una cartolina commemorativa dell'evento grazie alla collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore del Giuri. Quindi grazie ai ragazzi che hanno partecipato al progetto e grazie ai docenti che li hanno supportati in questa avventura. Al termine della presentazione procederemo alla premiazione delle prime tre cartoline classificate in questo concorso grafico. Io ho terminato, ringrazio l'attenzione. Ringraziamo il Colonnello Villi. Do adesso la parola al Vice Sindaco del Comune di Modena, Dottor Gianpietro Cavazza, che insieme all'intera comunità parteciperà a questa manifestazione. Tanto buongiorno a tutti e a tutte voi. Grazie dell'invito. Il patrocinio del Comune di Modena a questa importante manifestazione, Modena di corso sulla carriera militare, è stato offerto convintamente anche per, diciamo, invitare il maggior numero di modenesi e non solo modenesi a partecipare a questa corsa. In maniera sintetica mi verrebbe da dire che la meritorietà di questo intervento, di questo evento, io la sintetizzerei con questa espressione: correre fa bene al cuore. Capite anche voi che c'è una dimensione di salute, no? Personale, individuale, ma c'è anche una dimensione sociale, no? Per quello che è la finalità della raccolta fondi che viene fatta durante appunto questo evento, che è altrettanto importante. Fa bene il cuore anche perché attraversiamo le vie più importanti, no? Del cuore della città. Il riferimento al cuore deriva anche dal fatto che sia appunto da meno che punto di partenza è pezzo importante del cuore della città. Piazza Roma ha restituita alla denominazione, ma io quanto penso su Piazza Roma non posso non pensarla assieme all'Accademia, al Palazzo di Carlo, sono due cose strettamente collegate tra di loro. Il riferimento al cuore, anche in termini etimologici, serve per dire che in alcune culture, compresa la nostra, il cuore è la sede della parte, diciamo così, cognitiva della persona e la parte spirituale, sentimentale. Ecco perché le ragioni per le quali appunto questo è un evento estremamente meritorio. Ringrazio ancora tutti gli organizzatori, ringrazio chi ha partecipato a sostenere questo evento, e compresi chiaramente anche le scuole, e chiaramente in bocca al lupo a tutti e modellini. Spero che partecipino numerosi e convintamente con la sua comunità. Grazie. Bene, grazie signor Vice Sindaco. Invito adesso per un breve intervento il dottor Stefano Bonini, rappresentante del main sponsor di questa manifestazione. Buongiorno a tutti, grazie anche a parte mia dell'invito. Unisco
l'intenzione di rafforzare questa propria peculiarità di banca del territorio. La vita è una Modena, quindi necessariamente si deve restituire parte di quello che il territorio dà, sotto forma proprio di queste sponsorizzazioni, educazioni liberali, per partecipare a questi importanti eventi che creano comunità e danno questo forte senso di appartenenza e di partecipazione a questi momenti di aggregazione della città. Sicuramente da un evento come questo emergono valori molto importanti che si uniscono proprio alla finalità dell'evento stesso, e credo che da parte nostra partecipare sia un dovere e un piacere, come ho detto all'inizio, per restituire una parte di quello che ci è dato dalla nostra comunità. Quindi grazie di tutto, personalmente cercherò di partecipare perché credo che l'invito del vice sindaco sia veramente un invito accurato a tutta la comunità, e dobbiamo cercare di essere numerosi per illuminare questi bei colori anche di questa cosa. Quindi grazie ancora e buona giornata. Grazie dottor Stefano Bonini. Adesso la parola al dottor Gabriele Lupi, presidente della Fondazione Hospice Modena, per parlarci del progetto benefico associato a questa manifestazione. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ma un particolare ringraziamento al comandante generale, perché siamo veramente come fondazione orgogliosi e onorati di pensare che un'istituzione così importante per Modena sostenga un progetto che abbiamo fatto partire qualche anno fa. Di questo non ti devo mai ringraziare, perché è veramente sì, è vero che abbiamo avuto sono quasi questa la ciliegina finale su un percorso che ormai è partito nel 2018, ma nel 2018 è partito con niente, c'era un comitato che abbiamo detto a Modena servirete un hospice territoriale. Poi vi spiego cos'è hospice, soprattutto per i giovani. Pensare di essere qui adesso con l'Accademia che sostiene il progetto, veramente è un onore. Ma in questi anni abbiamo avuto l'appoggio di tutta l'unità del Comune di Modena, ma anche della provincia e non solo, in questo progetto, che è stato da subito ritenuto un progetto strategico, importante, e il nostro primo sostenitore è stato il Comune di Modena, la persona che del sindaco Pozzarelli, che da subito ha accolto le nostre istanze e ci ha dato una grossa mano a portare avanti il progetto. Il progetto Hospice Territoriale è una struttura, l'hospice, che è deputata ad accogliere pazienti con malattie gravi, per cure palliative. Malattie gravi non solo di tipo oncologico, sono quei pazienti, ne sentirete parlare, in cui spesso si dice non c'è più niente da fare. Allora, proprio quando non c'è più niente da fare, c'è comunque non c'è più niente da fare per la malattia, nel senso che non ci sono più cure in grado di stabilizzare o curare una malattia, che può essere oncologica ma anche di altro tipo, ma proprio anche in quel frangente non c'è niente da fare, c'è molto da fare per una persona che comunque soffre e per una famiglia sofferenti insieme al malato. E non parliamo degli ultimi tre giorni di vita, del fine vita, in cui insomma parliamo anche di durate di vita considerevoli, di settimane, di mesi, delle malattie neurologiche anche di più. Allora lo scopo dell'hospice è quello di offrire una struttura residenziale fuori dall'ospedale. Spesso non è utile che questi pazienti siano in ospedale, ma una struttura che vada a supportare pazienti che non possono essere seguiti nella loro casa, perché le famiglie sono sempre più ridotte, il 30% delle famiglie in Italia è composto da una persona, molti anziani vivono da soli, e quindi le famiglie sono sempre meno adatte, sempre meno in grado di accogliere pazienti gravi, con malattie gravi, come succedeva una volta. E l'ospedale va incontro a questa necessità, una struttura che deve essere bella e accogliente, che con del personale specializzato e formato a esercitare cure palliative e accogliere questi pazienti, che deve assomigliare fondamentalmente più alla propria casa che non al tecnologico ospedale, di cui a Modena insomma veniamo
due dei nostri ospedali sono a Modena. Questo progetto è nato perché a Modena questi ospiti sono in diverse realtà italiane, a Modena fino al 2019 c'era solo un ospice oncologico al Policlinico, quindi un ospice che era parte dell'ospedale, quella palliativa, non c'era un ospice territoriale. Allora noi siamo partiti nel 2018 con un comitato di nuovo attratto proposto per promuovere la creazione di un ospice territoriale. Nel 2019 abbiamo avuto il sostegno della famiglia Pipetti, che in memoria della loro figlia, con un coronavirus scomparsa, hanno permesso la nascita della fondazione Ospice Morta Dignità per la Vita Cristina Pipetti, e il sindaco ci ha messo a disposizione di studiare la fattibilità del progetto a Villa Montecuccoli. Questo nome per l'Accademia, me l'ha fatto notare il comandante quando sono venuto qui, ovviamente è il fondatore di questa famiglia, è stato un generale dell'esercito della prima parte del 600, che è stato comandante qui a Modena, non c'era solo l'Accademia, ma ci sarà stato un altro. Quindi il legame tra l'Accademia e Villa Montecuccoli l'abbiamo trovato anche. Però Villa Montecuccoli è una villa antica, bella, ma abbandonata, fatiscente, vincolata alla sovrintendenza, per cui c'è stato tutto un lavoro di progetto di fattibilità, poi un progetto poi di rappresentare la sovrintendenza, quando abbiamo capito poi che si poteva effettivamente lavorare su questa villa per fare l'ospice a Modena, tra l'altro in una sede ideale perché è vicino alla città, in un parco verde meraviglioso, vicino all'ospedale di Valtodara, facilmente raggiungibile. Siamo andati avanti con il progetto, c'è stato anche una disponibilità di finanziamento pubblico importante, ma pensare che adesso siamo qui a dire che il progetto esecutivo è stato approvato proprio l'altro giorno, ho ricevuto la telefonata del direttore del servizio tecnico della USL Policlinico, che dice finalmente a Bologna hanno approvato il progetto esecutivo, a sviluppo tecnico è stato approvato, la copertura finanziaria per fare il progetto c'è stata, c'è, e quindi il bando dei lavori può essere, sarà imminente. E non solo, vicino a Villa Montecuccoli c'è la cosiddetta limonata, con il capo annesso che è stato capo in comodato d'uso nel comune di Modena per 50 anni, la fondazione Osis, e lì faremo locali, qualche un presto con i lavori locali deputati a ufficio e formazione del personale, insomma un progetto che sta andando avanti, adesso possiamo dire, ma pensiamo che noi abbiamo avuto l'appoggio della comunità di Modena e di tanti sponsor, ma primo fra tutti Piper, che ha investito su questo progetto in maniera considerevole, quando ancora non avevamo autorizzazione, quando non sapevamo se andavamo avanti. Effettivamente questo dobbiamo solo ringraziare chi ha creduto nell'importanza di questo progetto. E l'altra cosa che volevo dire è che sì, che siamo qui adesso parlando, certo che i tempi sono stati lunghi, pensiamo nel 2018-2019, ma come dicevo prima, vice sindaco, è un miracolo che siamo qui a dire. Effettivamente ci sono tutte le condizioni per fare il bando per andare avanti con i lavori, se pensiamo ai ritardi del Covid, se pensiamo alla sovrintendenza, che comunque è una villa vincolata alla sovrintendenza, non è che viene trasformata in un museo, viene trasformata in una struttura sanitaria questa villa. Pensiamo all'aumento dei prezzi, è un miracolo che siamo qui a poter dire finalmente si va avanti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutto, di tutti, come abbiamo chiesto in questi anni, e continueremo a farlo perché anche se la copertura finanziaria c'è, finanzieremo il progetto di direzione lavori, la realizzazione della domanda, ma sosterremo come fondazione la messa in funzione e il funzionamento dell'ospice quando sarà pronto, per fare una struttura di alto livello. Ringrazio tutti per l'attenzione e per il sostegno che ci viene dato. Grazie. Grazie, grazie. Prima di procedere con il momento di salutare il professor Antonio Rizzi, vice dirigente per la realizzazione della cartolina della manifestazione sportiva.
Buongiorno a tutti. Il progetto che riteniamo sicuramente molto, perché nello spirito del Venturi collaborare con la comunità di Modena e con chi rappresenta la comunità di Modena con l'Accademia, quindi per noi è sempre un grande onore svolgere questo lavoro. E poi anche per un rapporto di gruppo importante. E quindi ringrazio l'Accademia per l'opportunità che anche quest'anno ci ha dato ai nostri ragazzi, ringrazio i ragazzi per lo spirito con cui hanno partecipato al progetto e i colleghi, i docenti che li hanno seguiti. Un'altra nota verso i ragazzi che collaborano al progetto, questo momento, la premiazione, il riconoscimento del lavoro che loro fanno, per i ragazzi è molto importante, perché si sentono giustamente gratificati, quindi non sempre è così, e quando troviamo niente che è molto attento a dare questo riconoscimento ai ragazzi, lo apprezziamo sempre tanto e lo apprezzano tanto i ragazzi. Più lungo che il Venturi sicuramente fa e continua ancora per molto tempo. Grazie di nuovo e buona manifestazione. Procediamo adesso alla premiazione della terza classificata ad ex aequo. Continuiamo con la seconda classificata, Nixoli e Leonora. Ci sono